Intanto ringrazio sottosopra di avermi invitato a introdurre molto sinteticamente e moderare questo incontro di questa sera con il professor Giovanni Dosi. Professor Giovanni Dosi, che è uno dei massimi esperti italiani sui temi dell'innovazione tecnologica declinata, come si può dire, nel campo dell'analisi economica. Se ne occupa, direi, dagli anni Ottanta, autore di numerosissime pubblicazioni, alcune diciamo in solitaria, altre con altri importanti coautori, fra i quali anche il premio Nobel Joseph Stiglitz, ed è uno degli economisti, Giovanni Dosi, sicuramente più riconosciuti che oggi il nostro paese può esprimere a livello mondiale. Io direi che, insomma, non ho preparato un'introduzione strutturata, anche perché, voglio dire, sono stato coinvolto estemporaneamente nella presentazione della serata. Ciò detto, insomma, pochissime parole, non penso ci sia bisogno di spendere, come si può dire, troppe parole su quanto, come si può dire, i temi dell'innovazione tecnologica siano importanti nel campo dello sviluppo economico e quanto siano importanti in un paese come l'Italia che ha, come si può dire, alle proprie spalle decenni di crescente arretratezza su questo fronte, decenni di assenza di concrete politiche industriali. Penso che il tema della serata, più squisitamente politico, che cercheremo di sviluppare nell'arco, insomma, delle quasi due ore di colloquio con il professor Dosi, è quello di capire pragmaticamente quali possano essere delle soluzioni, quali possano essere i punti principali di una, come si può dire, potenziale agenda politica per sopperire ai ritardi e alle potenzialità inespresse di questo paese. Ma prima di fare questo, diciamo così, io penso che, visto gli anni dedicati alla riflessione sulle questioni che hanno a che vedere con appunto l'innovazione tecnologica, vi chiederei di introdurre, magari non con un intervento estremamente dettagliato e lungo, sintetico, però sui cardini di quelle che costituiscono la sua visione del tema dell'innovazione tecnologica declinata sul fronte economico. Quindi gli chiederei, come dire, di approfondire alcuni concetti che fanno parte, che sono parte centrale della sua riflessione, quali sono quelli della eterogeneità, della irrazionalità contrapposta, diciamo così, dell'incertezza e della razionalità limitata con cui gli attori economici cercano di rispondere all'incertezza, della sua critica ai paradigmi, come si può dire, mainstream della economia neoclassica, che cerca di introdurre, come si può dire, in maniera spesso non particolarmente furba, diciamo così, per farla semplice, il tema dell'innovazione tecnologica nel quadro della teoria dell'equilibrio economico generale, e soprattutto, forse la cosa più importante, di cercare di qualificare il concetto di paradigma tecnologico, che mi sembra sia la base delle sue riflessioni sull'argomento. Spero di non essermi dilungato troppo e darei la parola al professor Dosi. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. È una trappola, naturalmente. Mi sta chiedendo di fare in un'ora, esatto, 30 anni, tutta la teoria economica, esatto, e dintorni. Non ci riuscirò. Però vorrei, a grandi linee, per produrre un affresco a grandissime linee, che è comprensibile anche a quelli fuori dei dibattiti teologici, quanti angeli sono in grado di ballare sulla cruna di un ago, quelle cose che si discutevano nel Medioevo e che sono molto simili alle cose che si discutono nella teoria economica adesso. Allora, la teoria economica dominante si basa su due idee fondamentali. Una, che gli agenti economici, quindi tutti noi,
siamo tutti massimizzanti. Massimizzanti cosa vuol dire? Vuol dire che massimizziamo una funzione obiettivo, che è una roba matematicamente complicata. Loro sostengono, dice, ma gli imprenditori, per esempio, cosa sono lì per fare? Per fare più soldi possibile. Allora, se vedi, fare più soldi possibile matematicamente si traduce in massimizzo una funzione. No. No, perché se tecnicamente devi massimizzare una funzione, devi sapere esattamente che funzione è, quali sono gli argomenti della funzione. È come se io chiedessi a qualcuno di voi cosa fai sabato sera e voi mi rispondeste massimizzo la mia utilità, che o è una cazzata o non ha nessun contenuto empirico, perché poi voi fate tante cose, qualcuno piace andare al cinema, qualcun altro piace mangiare, cioè non ha nessun contenuto operativo se voi mi rispondete massimizzo la mia funzione d'utilità. Così come non ha nessun contenuto operativo i mondi complessi che cambiano, pensare che è possibile tradurre a rendere operativa la nozione di, non so, massimizzi i profitti. Perché? Perché in un mondo che cambia, secondo me si farà dei soldi in una direzione e secondo un'altra si farà dei soldi in un'altra. Quindi bisogna andare a vedere come gli agenti economici si comportano davvero, se esistono delle regolarità nel comportamento degli agenti economici. Dire massimismo non funziona, appunto, è una cazzata o è senza significato empirico. Andare a vedere come si comportano davvero gli agenti è complicato, e poi gli economisti quando hanno visto che gli agenti economici, cioè anche tutti noi, si comportavano in maniera diversa da quanto prediceva la teoria, non è che hanno detto la teoria è una cazzata, hanno detto smettiamo di andare a vedere, con sano spirito scientifico. Però bisogna andare a vedere, e alcune irregolarità ci sono e sono, magari ci ritorniamo alla fine, sono che noi ci comportiamo molto spesso in maniera routinaria e con delle euristiche abbastanza robuste, delle regole di comportamento abbastanza robuste rispetto a questo in generale. E però qualche volta alcuni di noi o alcune organizzazioni sono capaci di innovare. Già il fatto stesso che ci sia sempre la possibilità di innovare, poi su questo ci ritorniamo, vuol dire che non si può tecnicamente massimizzare niente, perché l'innovazione è una cosa che io esattamente non so prima di averla fatta. Montezuma non poteva massimizzare i propri comportamenti condizionati all'arrivo degli spagnoli coi cavalli, perché lui non aveva nessuna idea dei cavalli e delle armi da fuoco. Se c'è la possibilità di innovare anche in linea di principio, non è possibile fare le massimizzazioni canoniche. L'altro pilastro, che secondo me è ugualmente fallace, della teoria standard è l'equilibrio. Il mondo è in equilibrio. Non c'è nessuna opportunità inesplorata, c'è un mondo proprio senza innovazione e in cui tutte le possibilità di arbitraggio, cioè di comprare a buon mercato e vendere caro, sono state esaurite, per cui siamo in equilibrio. Nessuno può guadagnare o vendere ai danni di un altro. Di nuovo, questa è... ci sono delle condizioni matematiche complicate e lunghissime. Affinché questo succeda anche in condizioni di assenza di innovazione. Queste condizioni, anche in condizioni di assenza di innovazione, sono tutte violate dal mondo reale, per cui
è impossibile essere in equilibrio anche se si accettano tutte le loro ipotesi. Per esempio, ci vogliono mercati futuri contingenti, cioè io devo poter vendere oggi, dice, io ti vendo un ombrello tra 3 anni se pioverà quel giorno lì. Io ti compro una Ferrari tra 3 mesi e 7 giorni se mio figlio si sposa, eccetera eccetera. Quindi c'è una lista infinita di mercati, è una lista quasi infinita di situazioni, e ovviamente questa lista infinita di mercati di contingenze non c'è. Per cui non è possibile massimizzare e essere in equilibrio nel mondo reale. Gli economisti dicono solo se c'è una violazione della completezza dei mercati, allora sono necessarie politiche che facciano fronte al fallimento dei mercati. Però in realtà i mercati, se usiamo per successo fallimento quella lista di condizioni che abbiamo fatto prima, come dice Stiglitz, il mondo è un grandissimo fallimento del mercato, perché nessun mercato corrisponde a quello che leggi sul libro di testo. È più utile invece pensare ai mercati come dei meccanismi di interazione che funzionano in parte per trasmettere informazioni e in parte per selezionare tra più bravi e più cattivi, più efficienti e meno efficienti, e selezionare imperfettamente. Tutto questo anche in assenza di innovazione. Se c'è innovazione, tutto questo castello cade per terra. Il primo a scriverne con profondità, è scritto una volta sola, nella rivista che dirigo io, Industrial Corporate Change, Kenneth Arrow, dice: guardate che se c'è innovazione non possono esistere mercati con le proprietà canoniche, cioè di quei mercati su cui io ho fatto i teoremi, perché lui è padre fondatore dell'equilibrio generale. Dice, non possono esistere neanche in linea di principio per condizioni complicate che non siamo qui, se volete poi ne parliamo dopo, perché l'innovazione essenzialmente induce non convessità, e la non convessità è un casino per l'esistenza degli equilibri. Credetemi sulla parola, se no poi ne parliamo. Essenzialmente perché l'innovazione ha a che vedere con l'informazione e le conoscenze, e informazione e conoscenze hanno una peculiarità che le distingue da tutti gli altri beni, un paio di scarpe, se li porto io non potete portarle anche voi lo stesso paio di scarpe, mentre le informazioni, se le uso io, le potete usare anche voi. Più io porto le scarpe e più si consumano, più io uso l'informazione addirittura migliore la conoscenza se io la uso, e queste hanno delle conseguenze molto grosse sulla teoria. Bisogna ricostruire la teoria sulla base centrata su nozione di distribuzione dell'informazione. E ancora più importante, c'è una differenza, cioè ci sono analogie, ma ci sono anche differenze tra informazione e conoscenza. Essenzialmente l'informazione è codificata, la conoscenza no. È incorporata in individui e organizzazioni, ma gli individui e le organizzazioni sanno di più di quanto riescono a dire di sapere, mettiamolo giù così. Cioè, voi sapete andare tutti in bicicletta, immagino, e credo che nessuno di voi sia in grado di scrivere le equazioni differenziali del moto
che descrivono la vostra abilità ad andare in bicicletta. Ah, però ci sapete andare lo stesso. E tra l'altro nessuno di voi, nessuno di noi ha mai imparato ad andare in bicicletta studiando le equazioni differenziali che regolano il moto di noi sulla bicicletta. Abbiamo imparato cadendo da bambini e poi sappiamo andare in bicicletta. Quella è la differenza tra conoscenza e informazione. Bene, l'enfasi, secondo me, secondo noi, perché vanno sotto i nomi di evolutivi, l'enfasi deve andare sulla distribuzione tra individuo e organizzazione di informazione e conoscenza, e molto meno sugli incentivi. Cioè, se io vi dico, vi do un miliardo, se voi mi sapete risolvere l'ultimo teorema di Fermat, sulla quale si sono scornati per 3 secoli i migliori economisti del mondo, i migliori matematici del mondo, e sembra che sia stato risolto una ventina d'anni fa. Sembra, perché per esempio io non sono mica in grado di controllare se è giusto o sbagliato, e sembra che al mondo ci siano solo una ventina di matematici che sanno controllare. Infatti uno di quelli è arrivato 30 anni fa, 30 anni fa, e ha detto: no, c'è un errore per una dimostrazione lunga 280 pagine. Dice: c'è un errore, quello, l'autore della prova, quasi si suicida, poi si rimette a lavorare, dopo 6 anni arriva con un'altra prova che ripara quell'errore lì. Questo sembra che non ci sia. Però io posso darvi tutti i soldi del mondo, e voi, noi, anche noi, anche noi due, non lo dimostriamo. Perché? Perché è una questione di capacità e di conoscenze, ed è totalmente indipendente dagli incentivi. Una sana teoria economica di un mondo che cambia, condotto dall'innovazione, deve focalizzare l'attenzione su qual è la natura delle conoscenze e come evolvono nel tempo. E la questione dei mercati e degli incentivi è solo un secondo ordine, mentre adesso sembra sia nella teoria economica standard è la cosa dominante, come se basta fare un mercato dei teoremi e c'è un prezzo al quale noi siamo capaci di dimostrare l'ultimo teorema di Fermat, siamo scemi. Allora, una questione fondamentale, se è così, c'entra con qual è la struttura della conoscenza, specialmente la conoscenza tecnologica. Io fin da giovane, quando ero giovane e bello, durante il dottorato, mi sono posto questo problema, vengo la mia laurea in filosofia, e ho pensato: ma non sarà che la conoscenza tecnologica è organizzata come la conoscenza scientifica in paradigmi tecnologici, in poi in analogia con Kuhn e paradigmi scientifici, e ho tentato di dare la risposta sì. Succede che sembra che la nozione di paradigma tecnologico, la mia, sia più robusta della nozione di paradigma scientifico di Kuhn, ma questo è. Cos'è un paradigma? Un paradigma ingloba un insieme specifico di conoscenze su principi fisico-chimici molto selezionati. Non so, la microelettronica sono 2 principi di fisica quantistica, l'effetto transistor e l'effetto campo. Tra tutti i principi di fisica quantistica, quei 2 lì che hanno a che vedere con le proprietà di conduzione dei semiconduttori. È un paradigma è una serie di euristiche per risolvere i problemi e per cercare di risolvere ulteriori altri, cioè, problemi in senso molto lato, come trasformo il calore in moto,
Ah, e ci sono diverse maniere, c'è il motore a scoppio, c'è il motore a vapore e sono diversi paradigmi perché includono diverse euristiche e diverse maniere di trasformare il calore in moto. Un paradigma include anche dei principi dove si va avanti, come dove si va avanti. C'è un ingegnere automobilistico, dice, ma dove andremo con le automobili? Beh, andremo nella direzione delle macchine ibride che consumano di meno. Cioè c'è una nozione di direzione e di dove andare a guardare, dove andare a investigare, a cercare. I paradigmi tecnologici, il risultato, diceva Kuhn, un paradigma scientifico è una promessa. Anche il paradigma tecnologico è una promessa. Dalle automobili che voi vedete nei musei nel 1900, automobili del 1900, a oggi è stato fatto molto, sono state realizzate molte promesse. Cioè in termini di velocità, di consumo di energie, di tutto. La promessa si realizza nel campo tecnologico molto spesso seguendo delle traiettorie tecnologiche relativamente ordinate. Cioè se voi andate a vedere le performance di tutte le automobili, non so, dalla Topolino fino alle automobili attuali, voi vedete che nello appropriato spazio delle dimensioni che caratterizzano queste tecnologie, avete delle traiettorie relativamente ordinate. Sono stati studiati, non so, dell'automobile, agli aerei, agli elicotteri, trattori, e ci sono trovate sempre queste traiettorie tecnologiche relativamente ordinate. Questo ha delle implicazioni poi anche sulle politiche industriali di cui parleremo tra un attimo. Un'implicazione fondamentale di una visione delle tecnologie strutturate in paradigmi è che, sembra, dire, se andate a chiedere al bar lassù, ve lo dico, vi dica la risposta giusta, se andate a chiedere in quel posto di là del parco, vi dà la risposta sbagliata. Cioè, tutte le imprese sono uguali o sono diverse? Chiedete quel bar e ci sono diverse. Andate là e ci sono uguali. Perché sono in equilibrio, devono essere uguali. Più o meno uno scalare, insomma. Sono diverse perché? Sono diverse innanzitutto perché sono diverse in termini della conoscenza che incorporano. C'è chi è più bravo e chi è meno bravo, insomma. Come tra gli economisti, come tra i matematici, come tra gli ingegneri, anche tra le imprese c'è chi è più bravo e chi è meno bravo. La Toyota è più brava della Fiat. Anche al di fuori delle ibride che la Fiat non fa, ma è più brava, fa delle cose più efficienti che costano anche meno. Perché? Questo ha a che vedere con le capacità tecnologiche incorporate nell'impresa o non incorporate nell'impresa. L'innovazione tecnologica ha a che vedere essenzialmente con il miglioramento di queste capacità e il miglioramento dei prodotti che queste capacità generano. Allora, può farcela il mercato da solo? Ma no, neanche per idea. Tant'è che, specialmente negli ultimi 10 anni, i nuovi paradigmi tecnologici non sono nati sotto nessuno stimolo di mercato, anche prima, elettricità che è più importante della rivoluzione dell'informazione, elettricità ha cambiato la vita del mondo. Elettricità è stata scoperta da Faraday, che succede che era amico
del cancelliere dello scacchiere, e una volta il cancelliere dello scacchiere gli chiede: ma a che cosa serve l'elettricità? Risponde: ma non lo so, so solo che tu un giorno ci farai un casino di soldi, però a che cosa serve non lo so. Quando scoprono i Bell Laboratory, il transistor, che è la base di tutti i computer moderni, l'AT&T, che era padrone dei Bell Laboratory, chiedono: ma a cosa serve il transistor? E questo rispose: ma non lo so, forse per i non udenti, per fare degli amplificatori per i non udenti. Questo gli dice quanto poco di mercato c'è nell'introduzione di un nuovo paradigma. Nuovi paradigmi vengono da, specialmente appunto, diciamo dall'Ottocento per buona parte, vengono dalla ricerca pubblica o privata, negli ultimi 10 anni soprattutto pubblica, universitaria e non, civile o militare. Leggetevi questo bellissimo libro, Lo Stato Imprenditore, di Mariana Mazzucato, che vi fa vedere, prende un iPhone e va a vedere dentro l'iPhone quante delle componenti sono state generate fuori dal mercato. Ed è praticamente tutto, a cominciare da Internet, che come voi sapete prima era Milnet. E il nome dice già da dove viene. Il web. Il web è stato introdotto dai laboratori CERN di Ginevra e poi reso pubblico. E qui abbiamo già un sano principio di politica dell'innovazione: è necessario alimentare la ricerca, anche quella curiosity driven, condotta dalla curiosità, e non dalla soluzione di problemi pratici. I nuovi paradigmi spesso vengono da curiosity driven innovation. Curiosity driven, serendipity spesso. E da serendipity. Io l'esempio che faccio un po' con i miei studenti sulla serendipity, c'era la Pfizer che cercava dei regolatori cardiaci e ne scopre uno abbastanza efficace, dice: cazzo, però ha un side effect, un effetto collaterale, produce un'erezione. Dopo 2 anni si sono accorti, dice: ma perché non lo usiamo per l'erezione, lo chiamiamo Viagra? Ma ci ha messo 2 anni a rendersi conto, a cambiare la prospettiva dell'uso di quel farmaco lì. E questo succede molto spesso. Naturalmente, se non si fa ricerca, non può succedere. C'è una tendenza brutta a livello europeo, ma anche a livello americano, di rendere la ricerca sempre più applicata. Questo fa sì che, se si va avanti così, si uccide la gallina che fa le uova d'oro. Appunto per quello che dicevamo prima, che serendipity e curiosity sono gli elementi fondamentali che guidano quella che Vannevar Bush chiamava the endless frontier, la frontiera senza fine. Bush non c'entra niente con questi Bush, Bush era consigliere di Roosevelt nel 1945. Allora, questa macchina innovativa funziona perché viene alimentata sul lato della ricerca pura, e spesso viene alimentata anche, deve essere alimentata anche sul lato delle politiche pubbliche, specialmente nei paesi che non sono sulla frontiera tecnologica. Quando un paradigma è stato introdotto, si è affermato,
i paesi, le imprese, i paesi che sono sulla frontiera spesso vanno avanti da solo lungo le traiettorie associate a quel paradigma. Se uno vuole entrare, deve fare delle politiche pubbliche, perché i segnali di mercato giocano contro di te. Cioè, come dire, io e Segris facciamo un esempio, supponiamo che ci abbiamo due economie autarchiche, un'economia della pietra e un'economia dell'informazione. Facciamole commerciare tra di loro. Beh, naturalmente l'economia dell'età della pietra sarà più brava, forse più brava, a fare delle robe di pietra, e quella dell'informazione sarà più brava a fare, non è mica detto, quella dell'informazione è capace di fare anche le cose di pietra meglio di quell'altra, ma mettiamo pure che se commerciano le due economie, naturalmente i prezzi relativi sono a favore dell'economia, i prezzi relativi sull'informazione sono a favore dell'economia a intensità di informazione. Ma io sono dell'età della pietra, voglio entrare sulla frontiera dell'economia dell'informazione. Cosa faccio? Devo intervenire e anche proteggere la mia industria nascente, perché se apro il commercio a tutte e due, quello là che è grande e grosso mi fa un culo così. Quindi devo proteggere l'infante che impara, come, non posso mettere un bambino di 3 mesi assieme a Schwarzenegger e dice fate la lotta. No, anche no, facciamolo crescere. Poi è vero che, ma questo è secondo ordine, che se io lo faccio crescere, lo proteggo troppo, e lo faccio crescere soprattutto da solo, questo è capace di sviluppare rendite di posizione e non diventare mai come Schwarzenegger. Però se lo alleno a casa mia, magari mettendolo a fare le lotte con altri 3 o 4 bambini, ma bambini, i bambini di casa mia, magari tra 20 anni sarà come Schwarzenegger. Però lo devo proteggere, perché sennò viene massacro. Io, se arrivo qui Schwarzenegger e lui c'ha 3 mesi, lo uccide. La stessa roba sulle politiche industriali. E infatti quello che è successo in tutti i paesi che hanno raggiunto la frontiera, c'è stata una fase così. Quando gli Stati Uniti erano un paese in via di sviluppo e l'Inghilterra e la Germania erano un paese in via di sviluppo, hanno fatto esattamente così. Hanno protetto pesantemente l'industria nazionale e non solo, ma hanno tentato di plasmarla, specialmente in Germania, cioè proprio costruendo assieme alle banche queste entità che poi sono diventati i colossi della chimica e della meccanica pesante tedesca. Poi naturalmente quando uno arriva alla frontiera, e questo è il caso del Giappone, poi della Corea, della Cina, non dimenticate che la Cina ha avuto un processo di enorme accumulazione di conoscenze tecnologiche nel periodo della pianificazione centralizzata. Questi hanno fatto l'atomica degli anni 60, di conoscenze ne hanno accumulate. Poi certo, hanno liberalizzato e questo ha anche indotto mutamenti organizzativi per cui queste conoscenze venivano sfruttate commercialmente. Però, ti posso interrompere un momento, visto così prendi fiato. No, io a fronte di questa interessante, come si può dire, questo interessante intervento nell'ambito del quale Giovanni Dosi ha cercato di illustrare gli elementi cardine della sua riflessione sul tema dell'innovazione tecnologica, ritornerei insomma a fargli delle domande, una domanda specifica, ma più che altro la domanda è mi sbaglio a dire quello che sto dicendo, cioè a me sembra che il suo pensiero sia parecchio articolato, diciamo, non è, voglio dire,
come in parte anche quello di Mariana Mazzuccato espresso nel citato testo Lo Stato Imprenditore. Cioè, mi sembra che la sua riflessione, forse diversamente da quanto potrebbe anche apparire, forse mi sbaglio io, nell'ambito delle cose che sono state dette fin qua, è che, come si può dire, in questa logica dei paradigmi che cambiano e dei salti di paradigmi, non è che ci sia, come si può dire, un anatema contro le forze di mercato. A me sembra che, come si può dire, la sua riflessione sia focalizzata nel dire, nel contesto di un paradigma tecnologico, le forze di mercato esercitano una funzione anche positiva nell'effetto segnalitico dato dai prezzi per orientare in un modo o nell'altro lo sviluppo. Ciò detto, il tema vero è come si fanno i salti di paradigma, come si fanno i salti di paradigma scientifico e come si fanno i salti di paradigma tecnologico. Probabilmente il tema fallimento di mercato non piace tanto, visto che mi sembra sia stato criticato, però nel tema dei salti di paradigma c'è palesemente una questione di fallimento del mercato, Enorme, diciamola così, enorme. gigantesca, che è connessa alla sua riflessione, anche critica, fortemente critica, a quella teoria, chiamiamola, dell'equilibrio economico generale, dove insomma tutte le mucche sono nere, fra virgolette, e non si capisce quali sono i driver veri che producono l'innovazione, perché ci sostanzialmente si basa tutta la riflessione su un fondamento teorico che non ha niente a che vedere con la realtà, cioè quello dell'agente rappresentativo, della razionalità completa degli operatori che massimizzano il profitto sapendo tutto quello che succede, anche quello che non sanno neanche cosa sia, come si diceva i cavalli di Montezuma, no? Degli spagnoli di Montezuma. Ecco, quindi io quello che mi chiedevo, e qui faccio la domanda provocatoria, stabilito che c'è, chiamiamolo fallimento di mercato per semplicità, un problema sul tema del salto di paradigma, ma come si può articolare razionalmente una politica pubblica fondata a favorire come dire, il salto di paradigma? E qui faccio una provocazione, pensando a questo incontro di stasera. Io pensavo che uno dei più grandi, come si può dire, salti scientifici, di paradigma scientifico che c'è stato, è quello del passaggio dal sistema tolemaico a quello eliocentrico. Ecco, direi che gli autori di questo salto di paradigma, cioè rispetto ai poteri pubblici dell'epoca, si sono trovati in grandi difficoltà. Non so se la provocazione la cogli, però voglio dire, come organizzare, come si può dire, un sistema di finanziamento pubblico, ma che aumenti, come si può dire, gli elementi di curiosity, faciliti lo sviluppo di questi elementi di curiosity da un lato e anche di serendipity dall'altro, ma senza, come si può dire, blindarsi su dei meccanismi che sono spesso a difesa dei paradigmi passati. Non so se è chiaro. Sul lato scientifico questo è successo, anzi, fammi fare una precisazione prima. I mercati funzionano relativamente bene per dati paradigmi tecnologici, primo, secondo, per i paesi sulla frontiera, mentre invece possono funzionare in maniera perversa sui paesi ritardatari, e terzo, sono drammaticamente ciechi rispetto alle esternalità, specialmente quelle ambientali. Per cui anche all'interno di ciascun paradigma tecnologico, se un paese non ha sulla frontiera, e in tutti i casi in cui ci sono delle esternalità negative, tipo quelle sull'ambiente, che sono drammatiche, l'intervento è necessario anche lì. Poi, con queste due precisazioni, yes, com'è che si salvaguardia, diciamo, si salvaguarda la molteplicità, la possibilità che nuovi fiori fioriscano. Nella modernità, diciamo, questo è successo via ricerca in cui la valutazione degli output della ricerca stessa veniva data dai pari, cioè gli scienziati si autovalutano essenzialmente, con un ethos non monetario. Ma un ethos in cui i reward non sono, cazzo, ho scoperto l'elettricità, non adesso sto cercando di fare soldi oppure mi vengono dati dei soldi se io scopro qualcosa. Un po', e quindi questo viene fatto essenzialmente
nell'università e nei laboratori pubblici. Questo prima era fatto da, era sponsorizzato spesso da principi e re, mecenati e laici, perché se no ti facevano il barbecue. Se non va bene, quantomeno ti minacciano di barbecue come Galileo. Questa cosa qui si sta, io sono molto preoccupato, perché naturalmente anche i scienziati, i pari, incarnano diversi paradigmi. Max Planck cosa diceva? Certo, com'è che un paradigma cambia? Quando muoiono gli sponsor, gli scienziati del vecchio paradigma, e i giovani diventano professori anche loro. Il problema oggi è che le riviste internazionali tendono a rendere eterni i paradigmi esistenti. Se questo è associato al fatto che si va in cattedra solo se pubblichi nelle top, top 5, top 10, e quelle top lì sono controllate da un paradigma, per esempio in economia è molto chiaro, il paradigma dominante è un altro, non è mica il mio, per cui io in tutta la mia carriera sono riuscito a pubblicare sulle top una volta, anche se voglio dire, in termini di citazioni sono nei top 200 al mondo, in termini di download sono nei top 50, per dire. Però sono riuscito una volta sola a pubblicare, e in un giornale, Journal of Economic Research, che qualcuno considera top, qualcun altro non considera top. Top of the pops, insomma. Questa è una maniera di eternizzare naturalmente i paradigmi esistenti. E tra l'altro succede che i padri fondatori del paradigma dominante erano molto più aperti, molto più critici, autocritici. Dei sacerdoti successivi che sono dei fanatici, sono dei talebani per la maggior parte, che non hanno in realtà nessuna curiosità, perché poi fanno cose che si autoalimentano, si parlano tra di loro, un po' come quelle barzellette sui matti, no? Uno dice 47, 52, si parlano dentro una dinamica che ha meno e meno a che vedere con quello che succede nel mondo vero. Per cui lì c'è un problema. Un problema è che è molto acuto in economia, perché l'economia in realtà non è una scienza, è molto più vicina alla religione che alla scienza. Credo che ci sia anche in altre discipline, per quel che ne so c'è un po' in biologia, per esempio, in cui la sintesi neo-darwiniana è un po' simile ai nostri neoclassici, no? E gli altri sono considerati gli eretici. Però in fisica ci sono teorie alternative, uno le va a vedere, scrive, va a testare. Bisogna naturalmente salvaguardare quel sistema di sponsorship pubblica gratuita della ricerca curiosity driven, e questo è messo in difficoltà dal fatto che le università possono adesso brevettare i risultati della propria ricerca, anche la ricerca fatta con i soldi pubblici. Questo ha introdotto un sottogruppo dentro l'università di funzionari negrieri, che si chiama Technology Transfer Office, che dice devi fare ricerca lì perché magari ci vengono dei soldi all'università, lì no. E questo fa sì naturalmente che soldi alla ricerca, non so, in glottologia ungrofinnica non ce ne vanno mica molti, perché è molto difficile pensare di fare i soldi su glottologia ungrofinica. Questo distorce le direzioni di ricerca, questo mi preoccupa molto.
e preoccupa anche le imprese più lungimiranti. C'è un documento di anni e anni fa dell'IBM che dice: noi non abbiamo mica bisogno di qualcuno che ci fa le robe per domani a noi, le sappiamo fare meglio noi. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci scopra delle strade nuove che noi esploreremo tra 25 anni. Su quelle per domani dobbiamo fare meglio noi di voi. Ah, mentre invece c'è questa tendenza, che poi è associata alla politica europea di trasferimento tecnologico, a noi europei, questa è la mitologia, noi europei siamo bravi nella scienza, ma non siamo bravi a tradurre la scienza in oggetti vendibili, una cazzata, perché noi non siamo così bravi nella scienza come gli americani, come le istituzioni americane, poi le istituzioni americane sono piene di europei, di indiani, di tutti fuorché di americani, siamo meno bravi, cioè abbiamo meno intensità di produzione top level, specialmente nei nuovi paradigmi. E specialmente nei nuovi paradigmi abbiamo un'industria più debole, quindi è inutile dire facciamo il ponte ci vogliono due rive solide, pensiamo alle due rive, poi i ponti vengono da soli, invece tutti pensano ai ponti in Europa, e quindi nessuno si occupa di entrare proprio... sporcarsi le mani con la struttura industriale, no, è anticompetitiva, è distorsiva, però la magica che usano è distorsiva, come se appunto i mercati fossero perfetti, da una parte, e dall'altra dicono ma fammi un'analisi costi-benefici della ricerca scientifica, ovviamente non puoi mica fare per le ragioni che dicevamo prima. E in effetti interessante che in America storicamente la difesa della ricerca esplorativa, diciamo curiosity driven, viene sotto la cappella ideologica, diciamo, militare difesa, cioè il paradigma che sono gli scienziati americani molto bravi sono riusciti a vendere, dice guardate il progetto Manhattan. Guardate l'atomica. E così nelle scienze naturali sono riusciti a vendere tutto, gli acceleratori, tant'è che Nixon, che era un bandito ma non era stupido, quando rafforza enormemente il National Institute of Health, cosa fa? Ha dichiarato la guerra al cancro. Se tu dichiari guerra, allora a quel punto lì puoi anche non farti i conti costi-benefici. E come è stato anche il progetto Genoma successivo? Come è stato il progetto Genoma successivo? Se chiedi delle guerre, allora sei esentato dal parlare con gli economisti. E questo è un bene, naturalmente. Perché così non sei sottoposto al vaglio delle cazzate degli economisti. Qui bisognerebbe inventarsi, per esempio, la guerra sul riscaldamento del pianeta. Se uno riuscisse a imbastire una narrativa sulla guerra sul riscaldamento, è stato che non ci sono responsabili, perché poi bisogna anche dire che i cattivi sono là. Se siamo tutti un po' cattivi è più difficile fare la guerra. Quello sarebbe secondo me tra l'altro una priorità, un'assoluta priorità per la sopravvivenza dell'umanità, a esplorare a diversi livelli, dal puramente curiosity driven fino all'applicato applicato, come si fa la guerra sul riscaldamento. In fretta, facendo i progetti come diceva adesso Mariana Mazzucato, ma come dicevamo anche a... fino all'inizio degli anni Ottanta nel dibattito OECD, mission oriented. Mission oriented tra l'altro vuol dire che io dico alle imprese, io voglio fare questa cosa e io te la pago,
quindi è assolutamente incentive compatible, te la pago e tu me la fai. Io voglio andare sulla Luna, e allora c'è qualcuno che mi deve fare il reattore, qualcun altro che mi deve fare la capsula, qualcuno. E se ce la fate, io vi pago anche bene. E oggi sarebbe importante fare dei progetti mission oriented nel campo della salute e del clima. Se poi ci rimane qualche lira, diciamo anche dalla fuoriuscita dal fossile, ecco. Sì, fuoriuscita. Se poi ci rimane anche qualche spicciolo, facciamo anche difesa europea, ma quello è un altro, viene dopo. Sicuramente non finanziamo l'F-35, questo è una ciofeca totale. La filosofia invece, ma questo è molto invasivo per gli economisti standard e anche alcuni degli economisti che sono a Bruxelles, anzi parecchi degli economisti, la politica che preferiscono è invece molto market friendly. Cioè, dimmi, io ti do dei soldi, poi scegli un po' tu come spenderli, basta che tu aumenti la ricerca e sviluppo, tu sai meglio di me come spenderli. La cazzata atomica. È una maniera per fare un trasferimento netto alle imprese. E sicuramente non produce nuovi paradigmi, ma semplicemente aumenta la profittabilità delle imprese. Basta. E questa è la filosofia che invece perché è meno distorsiva, è orizzontale. E poi bisogna sempre rispondere da parte nostra alla domanda: ma ne sai tu di più dell'impresa? Certo che ne so io più dell'impresa. Io so che come società voglio eliminare l'energia fossile. Io lo so perché lo voglio. Voglio che tu mi faccia quella roba lì. Non è che ti dico ti do degli incentivi, cioè, poi vediamo un po', lo farai te, vediamo. Queste sono due filosofie completamente diverse. Noi nell'elettronica, per esempio, abbiamo usato quella europea, e a sopravvivere nella microelettronica c'è un'impresa sola che è risultata dalla fusione dell'SGS in Italia e della Thomson in Francia, tutte e due di partecipazione pubblica. Se non ci fossero state queste due imprese pubbliche, l'Europa non sarebbe nella microelettronica, perché abbiamo usato l'altra filosofia market friendly. Abbiamo trasferito un casino di soldi alla Siemens, alla Philips, e non hanno cavato fuori un ragno, un buco. Senti, no, a valle di questo, di questa seconda parte, diciamo, dell'intervento, io intanto volevo fare una domanda per chiedere una conferma. Mi sembra che, per esempio, sul tema del protezionismo, anche se declinato in maniera diversa da quello che gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump stanno adottando, diversamente dal pensiero mainstream, tu non lo pensi come il male assoluto, nel senso, se chiaramente penso che sia una tematica che viene declinata in una logica di tutelare industrie emergenti, ma o comunque iniziative imprenditoriali emergenti che possano avere una prospettiva, però non mi sembra che non lo vedi come il fumo negli occhi. Ecco, questo mi sembra un punto importante delle cose che ho sentito e che in buona parte condivido. L'altra cosa che invece volevo chiedere più specificamente per, insomma, trattare una questione che non, nelle tante cose che ci hai detto prima, non è stata trattata. A me sembra che nelle tue riflessioni sul tema dell'innovazione della politica industriale, come si può dire, size matters, no? Cioè la dimensione conta. Io quello che registro è che il tema della dimensione imprenditoriale delle imprese nel nostro paese è storicamente un minus strutturale, fra virgolette, ed è peraltro una problematica che è sempre stata, come si può dire,
stigmatizzata, ma rispetto alla quale sostanzialmente le politiche pubbliche non hanno mai fatto assolutamente nulla dal mio punto di vista, anche nella logica degli incentivi. Io mi chiedevo se specificamente, cioè, mentre voglio dire, la domanda precedente era declinata nella logica europea, cioè come si può pensare una politica protezionistica, fra virgolette, a livello europeo che abbia un senso nella logica di sostenere alcune industrie? Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è: in una logica nazionale è pensabile una politica industriale che abbia come, non unico, ma come fra i principali obiettivi, quello di favorire seriamente la crescita dimensionale? Non so se... Sulla prima questione sì, hai ragione, siamo d'accordo. A volte bisogna favorire, e anche per via protezionista, le industrie emergenti e in cui tu non sei sulla frontiera. Cioè, la cazzata, per esempio, che abbiamo fatto noi nel solare, totale. Abbiamo speso un casino di soldi dando incentivi alla produzione del solare, che è una bella cosa, però senza averci un'industria del solare. Abbiamo dato più, in realtà, il sussidio dello Stato italiano all'industria cinese è più alto del sussidio dato dai cinesi all'industria cinese. Cioè, noi abbiamo fatto la politica industriale per la Cina. Ecco, queste robe qui sarebbero delle robe da non fare. Più in generale, io credo che arriveremo al punto in cui l'Europa si deve chiedere se noi, in un regime di free trade completo, riusciamo a difendere il nostro sistema di welfare, che c'è molto caro ma che costa molto. Per farlo, secondo me, è necessario proteggerci un po' su tutto il campo, perché se noi non abbiamo più un'industria, e poi è l'industria che paga dei salari decenti, è il cuore del progresso tecnologico ancora anche adesso, regge la bilancia commerciale, se non c'è un'industria, secondo me è molto difficile riuscire a mantenere il nostro sistema di welfare. I tedeschi, nel loro egoismo, pensano, dice, ma noi esportiamo in Cina le nostre macchine utensili, le nostre BMW, e questo basta e avanza, guarda che surplus che abbiamo. Però non dura mica tanto, non dura mica in eterno. I cinesi imparano a fare macchine utensili, i robot. Secondo me, come c'è dumping, cioè persino il WTO permette di interventi se c'è dumping, cioè si vende, si esporta a dei costi più bassi, a dei prezzi più bassi di quando siano i costi. Però c'è anche dumping ecologico e c'è dumping sociale, cioè se tu mi esporti da un paese che ha le 80 ore settimanali in cui i lavoratori sono chiusi come nei falansteri del 1790, io ti tasso, io ti metto un dazio che compensa il fatto che tu non hai sindacati. Se c'è un contenuto di merda ecologica altissimo, io ti tasso o addirittura ti proibisco per compensare questa roba qui. E tra l'altro questo farebbe bene ai lavoratori cinesi e ai cinesi in generale, perché aumenterebbe l'incentivo. Potere contrattuale da un lato e potere d'acquisto, perché devi rilanciare l'economia all'interno. Dimensioni. Noi abbiamo fatto una politica sulle dimensioni, sì, antidimensioni. Cioè abbiamo fatto, anche su pressione americana, abbiamo distrutto l'industria dei calcolatori dell'Olivetti fin dal 1964. Abbiamo distrutto quel gioiellino che era la Farm Italia, che poteva diventare una delle multinazionali farmaceutiche. Abbiamo distrutto a Mount Edison. Quando abbiamo privatizzato sul Britannia, un giorno prendo i soldi sporchi subito,
E lì i capitani coraggiosi di vario tipo sono arrivati, hanno comprato per pochi soldi, hanno fatto gli spezzatini, tutti gli spezzatini, qual è stato il risultato netto? La prima cosa che hanno fatto è tagliamo la ricerca e sviluppo. Tant'è che oggi chi fa i top che fanno ricerca e sviluppo in Italia, quali sono? ST Microelectronics, che è ancora partecipata dallo Stato italiano e da quello francese, e Leonardo Finmeccanica, che ha partecipato allo Stato. I capitani coraggiosi non fanno neanche più ricerca. Ci sarebbe la possibilità di... Adesso un po' di buoi sono scappati, ma... Parmalat doveva intervenire nella Cassa Depositi e Prestiti, ma gli altri, Indesit, Riello, per semplicemente per menzionare i più recenti. C'è una politica attiva di rafforzamento della nostra partecipazione agli oligopoli internazionali con un uso della Cassa Depositi e Prestiti strategico, mentre invece noi non ce l'abbiamo, anzi sembra quasi che tutte le volte che interviene lo fa ob torto collo chiedendo scusa, a meno che ci siano di mezzo degli interessi privati, non so, comprare i Valtur, comprare i villaggi Valtur, che notoriamente sono il cuore della nuova industria, aiutare bonifiche ferrarese, anche lì ovviamente sono il cuore. Per gli amichetti c'è, ma per le grandi operazioni strategiche pare non ci sia. Adesso vedremo i nuovi, se saranno nuovi, potrebbe anche essere continuare i vecchi, ma secondo me sono nuovi. Taglia. Persino in aree dove siamo forti, tipo l'automazione, noi potremmo fare molto molto di più per incentivare l'accorpamento, per fare dei... esattamente dei... questo, la mia domanda era più orientata a questo, cioè è pensabile, cioè voglio dire, sicuramente il tema dimensionale nelle tue parole viene declinato, come si può dire, pensare degli interventi pubblici, di capitale comunque pubblico, funzionare, come si può dire, ad essere presenti in maniera crescente, o ritornare ad essere presenti in maniera crescente in filiere produttive che hanno un potenziale strategico, no? Questo è quello che ho capito delle cose che ci hai detto. Io invece pensavo, come si può dire, io personalmente penso che sia pensabile una politica pubblica molto legata agli incentivi sicuramente, ma che sia funzionale a dire siamo un territorio in cui siamo, come si può dire, pieni, ne abbiamo parecchie di multinazionali tascabili e abbiamo ancora di più, come si può dire, medie imprese che sono ancora ben lontane dall'essere multinazionali tascabili, ma lo potrebbero essere, in un contesto imprenditoriale fatto sostanzialmente da imprenditori che si misurano quanto ce l'hanno lungo uno accanto all'altro, vivendo uno essendo il dirimpettaio dell'altro, perché questo è lo schema, diciamo, si può dire, tipico di molti tessuti industriali del nostro paese, è pensabile degli interventi che vadano nella direzione di favorire gli accorpamenti di queste società, di queste imprese. E secondo me quella è una strada che avrebbe un potenziale, nel senso, personalmente penso che avrebbe, e anche probabilmente sarebbe anche più semplice da perseguire rispetto a cose come quelle di cui parlavi, però questo... Sì, lì c'è un problema che sono imprese non managerializzate, che quindi sono i tre padroncini che tra l'altro oltre un certo livello di dimensione non riescono più a controllare. Poi fanno abbastanza soldi per lì, Villa Portofino, quello in montagna, lo yacht, la coca, l'amante, e perché mai devono rischiare di espandersi in Cina, in America e magari rischiare tutto, anche le ville e gli yacht. Per cui è molto difficile. Fatto salvo che in questa crisi, che è stata strutturale, metà sono morti. Però se gli dicevi 10 anni fa che si chiudono, assolutamente.
Adesso forse c'è un'occasione maggiore di quelli che non sono morti, cioè, o comunque che sono fortemente deboli. Sì, questo è appunto incentivi, magari con una parte, se sei nella merda fino agli occhi, magari interviene anche la cassa. Ovviamente la casca deve essere ricapitalizzata. No? Cioè secondo me deve essere incentivi di carattere fiscale legati a forti riduzioni fiscali, ma che implichino un cambio di governance e che implicano anche l'entrata di investitori istituzionali. Cioè questo sì, 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 sono d'accordo. Che poi può essere anche la CDP, con fondi, con strutture. Io volevo chiedere un'ultima cosa, poi chiaramente abbiamo qualche minuto. Ecco, io nelle due riflessioni, quello che ho letto, che mi sono fatto una cultura molto rapidamente, lo ammetto, nelle ultime ore, però chiaramente tu hai un'impostazione da economista industriale che, come quasi tutti gli economisti, anche quelli classici, anche quelli critici, hanno prevalentemente una predisposizione, un'attenzione agli elementi reali dell'economia. Ecco, io invece mi chiedevo se puoi spendere qualche parola sul tema di come la finanza possa favorire, diciamo così, e quanto sia o non sia centrale nei processi di crescita economica e anche di innovazione. Io personalmente penso che sia tantissimo, anzi, che sia molto più importante di quanto gli economisti in media pensano. Però volevo... È importante, di nuovo, nella genesi di nuove tecnologie, nuove trattate tecnologiche, nuove imprese. Non più di tanto. Questo e quando è importante non è la finanza pubblica, quello è il più grosso venture capitalist in America, il governo federale. Il governo federale direttamente con la Small Business Administration e indirettamente, ma poi non è così direttamente, col DARPA, con la parte commerciale del Pentagono. Per cui sì, finanza lì è importante, ma non è la finanza privata. La finanza in generale è importante, ma può anche essere una malattia mortale, nel senso che la finanziarizzazione, noi assistiamo negli ultimi 40 anni a finanziarizzazione anche dell'economia reale, data la tassa del regime di tassazione, in America ci sono tante imprese che usano i soldi, fanno buyback delle proprie azioni. Questo che risultati ha? Ha semplicemente il fatto che si apprezzano le azioni e dato che gli azionisti, se vendono, la tassa sui capital gain è più bassa della tassa sui dividendi, loro ci guadagnano. Però queste imprese qui, invece che fare ricerca, vogliono far aumentare il valore del loro titolo. Questa è una roba assolutamente deleteria. Questo è legato allo short term tipico della critica vera al tema della finanziarizzazione. E tra l'altro i short termist sono paradossalmente fondi pensione, tra l'altro. Sì. Perché quelli che dovrebbero essere quelli più pazienti, invece no, guadagnano anche sull'intraday, guadagnano, me lo insegni tu, sulla addirittura sui nanosecondi, sulla, c'è la tendenza adesso a mettere il computer per fare ultra fast trade, metterli anche vicino a Wall Street per guadagnare sui millisecondi. Cioè se io ho un computer a Chicago ci metterà 10 millisecondi per arrivare il segnale, per arrivare da Chicago a New York, e questo mi impedisce un pezzettino d'arbitraggio. A farlo da Francoforte a New York va via con 8 secondi, quindi non mi conviene, magari ho già perso tutta l'opportunità d'arbitraggio. Figuriamoci se su dell'economia è così, come si fa a costruire niente.
quindi yes. Sì, no, però io non parlavo di quello, io parlavo invece di tutta la struttura del finanziamento alle strutture produttive che non sia necessariamente derivante dal canale bancario. Penso al tema del venture capital, penso al tema del private equity, penso a, secondo me, a idee nell'ambito del venture capital pubblico che si possono cercare di sviluppare. Probabilmente una posizione meno tranchant sul tema del trasferimento tecnologico, per capirci. Io ho molti dubbi su quel canale. Io penso che sia necessario sicuramente trovare le risorse e tutelare la ricerca di base. Sicuramente il fatto di essere, come si può dire, monomaniaci sul tema, che bisogna che qualunque tipo di sforzo intellettuale debba avere una ricaduta in termini di profitto in un orizzonte temporale non superiore a 3 anni, perché questa è la logica del venture capitalist, non aiuta a cambiare i paradigmi, e questo ne siamo tutti consapevoli. Ciò detto, all'interno dei paradigmi penso che quella logica lì possa avere un senso e che nel nostro paese sia fortemente sottodimensionata, e che probabilmente un ruolo importante di un operatore pubblico come la Cassa Depositi, che io personalmente penso potrebbe fare molto di più di quello che fa, dovrebbe anche fare. Questa è un po' l'idea, no? Cioè, stiamo cercando di... però siamo un po' in dissenso su questo. E banche di investimento anche privati. Sì, beh, è chiaro. Cioè, quello che ha fatto per metà Mediobanca su Salotto Buono. Esatto. A farla invece su, anche sui salotti non così buoni, un po' più usuri. Va bene, siamo alle 8:05, ci sono ancora, diciamo, qualche minuto, per cui se c'è qualcuno che dal pubblico vuole fare delle domande, direi che darei per finita la nostra interlocuzione. Grazie. Nessuno? Giancarlo. C'è un attimo. Va bene. Posso chiederle una cosa, vorrei capire la sua opinione su questa fase. Se la considera una fase di transizione, se in termini economici non solo, verso altri processi. Fase di transizione intende la forte, quella di un passaggio debole. Di un passaggio ancora di più che non la quarta, esiste o non la quarta rivoluzione industriale. È un, proprio un cambio. È stato quello dalle monarchie a... Non subito, ma forse sì. Io credo che ci abbiamo davanti. Non saremo lì a vederla, ma se abbiamo davanti una biforcazione tra andare verso una società in cui la previsione di Keynes, insomma, dice che lasceremo i nostri nipoti, saremo liberati dai lavori ripetitivi, degradanti, eccetera, tutti lavoreremo un giorno a settimana e poi per il resto ci dedicheremo a musica, a poesia, bunga bunga, tutto quello che vogliamo fare. Che questa è una, non è la direzione che stiamo prendendo, anche se tecnologicamente è cruciale questo periodo qui. Tra l'altro, per andare in quella direzione lì bisogna ridurre l'orario di lavoro e bisogna proteggersi, e qui bisogna tassare di brutto, bisogna tassare soprattutto le imprese basate su informazioni Google e Facebook di questo mondo, sale qui in Europa, questi pagano di meno che addirittura di quanto pagassero i ladri delle ferrovie in America, insomma, niente. Questa è una strada che ovviamente è auspicabile, ma per me è una bassa probabilità, relativamente bassa probabilità. L'altra strada che io vedo invece che è una strada di una specie di tecnofeudalesimo in cui c'è un'elite tecnocratica, capitalista tecnocratica che gestisce tutto, e un'enorme proletarizzazione. Lo scenario Blade Runner, ricordate il film Blade Runner? Questo è l'altro scenario. E secondo me questo qui è più probabile della, per esempio in Cina si entrerà in quella direzione lì.
Il piano di Industria 4.0 in tedesco, per italiano fa un po' ridere, quello tedesco che invece è molto ambizioso, essenzialmente dice: noi abbiamo perso la rivoluzione industriale e tecnologia dell'informazione, eccetera, abbiamo perso la guerra, non potevamo riarmare, eccetera, eccetera. Non vogliamo perdere il treno dell'automazione intelligente, diciamo. Produce disoccupazione? Magari sì, facciamo che la disoccupazione vada a casa degli altri, perché tanto noi siamo quelli che producono i robot. Quindi esportiamo la proletarizzazione e noi facciamo una specie di elite, una specie di aristocrazia operaia per la maggior parte, e su questo c'è un accordo esplicito tra Confindustria tedesca, governo e sindacati. Ovviamente dobbiamo fare così anche noi, nell'esserci nell'automazione intelligente invece ci siamo poco. Ci siamo poco anche delle misure calendar, se non sono gran cosa, meglio che niente. Però c'è il problema più generale della costruzione della società, e uno dei pilastri fondamentali è la tassazione. Sì, comunque direi che dalle tue parole mi sembra che la tesi che insomma gli economisti mainstream si sono sempre fatte beffe della previsione marxiana, diciamo, del prevalere della disoccupazione tecnologica, siamo in una fase storica in cui probabilmente dovranno smettere di farsene beffe, perché è lo scenario che abbiamo di fronte. Cioè che la fase di innovazione tecnologica che stiamo attraversando produrrà davvero in prospettiva un problema di, come si può dire, di tenere insieme la società. D'accordissimo. Prego. Dunque, sentendola parlare in sottografia di quello che ho detto, e volevo sentendola parlare mi vengono in mente in particolar modo due dubbi. Ovviamente la sua posizione sull'intervento dello Stato è chiara e significa ovviamente spesa pubblica, quindi i miei dubbi sono due. Innanzitutto bisognerebbe fare degli aiuti di Stato, o in che modo aumentare la spesa pubblica, ovviamente sapendo che gli aiuti di Stato all'interno dell'Unione Europea non sono possibili, ufficialmente quantomeno. E in secondo luogo ovviamente il problema della spesa pubblica, chiaramente della spesa pubblica, che andrebbe contro la visione mainstream in questo momento, e appunto come attuarla in pratica, e soprattutto dando risposta. Cioè, a un certo punto bisogna anche fare conti e presentarli all'Unione Europea, quindi come, e a questo riguardo se lei è della stessa posizione della Mazzucato riguardo appunto al vedere questi investimenti, cioè questa spesa pubblica come investimento e non come appunto solo ed esclusivamente spesa, e quindi da come ho capito dal suo libro non metterla all'interno dei conti, e quindi non vederla come esclusivamente spesa pubblica contro le regole dell'Unione Europea. Grazie. Una serie di domande che richiederebbero un'altra sessione, ma allora, condizione necessaria per fare queste cose qui è che bisogna togliersi dalla follia del fiscal compact e del 3%. Io credo che sia più facile di quanto si racconti, perché semplicemente perché noi non siamo la Grecia, e se muore Sansone muore anche tutti quegli stelle, no? Però non lo dice nessuno, eh? Non dice nessuno. Beh, io lo dico, l'ho detto anche in pubblico,
però bisogna essere preparati. Diciamo che è tutta colpa di Varoufakis, che aveva fatto male i conti sui rapporti di forza, diciamo così, che la Grecia non poteva farcela a giocare quella partita. Ma uno che insegna teoria dei giochi e va da Schäuble e dice: mi affido il tuo buon cuore, come se ce l'avesse il cuore Schäuble, oggi. Non ho capito. Per cui, detto questo, poi ci possono essere anche delle misure europee, forse accettabili addirittura dalla Germania, per cui di trasformazione del debito salva stati. Ci sono delle proposte che ho fatto recentemente all'economista Marcello Minenna, che una trasformazione del fondo salva stati capace di fare anche da volano gli investimenti nei vari paesi europei. In ogni caso dobbiamo avere un piano B e un piano C, e nel piano B ci deve essere il fatto che noi dobbiamo essere capaci di fare gli investimenti che vogliamo. Siccome la cosa più difficile non è questa, se noi siamo credibili, la cosa più difficile è farli questi investimenti. Cioè non abbiamo una pubblica, cioè non riusciamo a usare i soldi che l'Unione Europea ci dà, i fondi strutturali, non riusciamo ad usarli, perché non abbiamo una tecnocrazia capace di usarli. Su questo bisogna rendere merito alla Barca, che qualcosa sì, ha fatto. Sì, sì, bisogna dar merito assolutamente a Fabrizio Barca. Qualcosa lui ha. Sì, ma per fare queste cose ambiziose, questi progetti, non so, CO2 sequestration, queste robe qui, ci vogliono dei tecnocrati con due coglioni così. E noi nello Stato non ci abbiamo più. Quello secondo me è un bottleneck più difficile, perché bisogna rifare le tecnostrutture nei ministeri, nella cassa, e questo non è che si fanno in 3 giorni, non è che si trasforma un avvocato che è direttore generale in un ingegnere in una settimana. Un avvocato non si trasforma mai, spero che non ci siano avvocati in un ingegnere, neanche all'infinito. Sì, quindi c'è una specie dell'aspetto macroeconomico lì, che secondo me è risolvibile se noi pensiamo al di fuori del box. Vincoli di Bruxelles. E secondo me il nostro debito è così grosso che abbiamo una forza della Madonna. Oltre un certo livello di debito, è un problema degli altri il nostro debito. Esatto. Anche se un buon 75% del nostro debito è con istituzioni italiane. Questo post-crisis. Dopo gli ultimi dati dell'FMI non erano così, quelle sei report che è uscito il mese scorso, cioè il peso comunque sui debiti italiani detenuti da emittenti italiani è pesante, ma con il fatto che molto è stato comprato dalla Banca Centrale Europea c'è ancora una quota rilevantissima che non è nostra. Certo, diciamo così, non dalla Banca Centrale, la Banca Centrale Europea ha finanziato, cioè, la Banca d'Italia. Cui voglio dire... E però questi sono nella pancia della Banca d'Italia, per cui se il cui non vuole, questo è un altro oggetto di negoziazione, se il quantitative easing non vuole dire che adesso la Banca d'Italia deve venderli, no, ma se può tenere fino alla fine, a quel punto lì è come se li avessimo sterilizzati. Se poi fossimo un po' più intelligenti e almeno quelli nella pancia della Banca d'Italia, quando vanno a scadenza li scambiamo con BPT a durata molto più lunga, mettiamo 50 anni, a quel punto lì siamo andati un po' nella direzione della proposta Stiglitz, Dosi, eccetera, di rendere perpetuo il debito. Io lo dico in giro, e anche a vari soggetti politici, come magari puoi immaginare, però non so se mi ascolto. No.
Se non ci sono altre domande, io direi che abbiamo chiuso. Ringrazio tutti per la partecipazione e ringraziamo anche per la interessante chiacchierata.